Polverina bianca che ha sconvolto la storia del mondo. Questa sostanza semisintetica scoperta da Dreser nel 1897 e poi messa in commercio dalla Bayer come farmaco miracoloso per curare la dipendenza dalla morfina. Nell'Ottocento molti artisti, letterati e scienziati, ma soprattutto medici, erano morfinomani. Siccome la morfina poteva essere tranquillamente acquistata in farmacia, in genere sopravvivevano a questo vizio fino a tarda età. E in tempi di scarsissimi strumenti terapeutici, la morfina era chiamata un po' enfaticamente la medicina di Dio. Ma più avanti si scoprì presto comunque che l'eroina curava sì la dipendenza dalla morfina, perché era la stessa sostanza. Infatti, chimicamente, l'eroina è diacetilmorfina e una volta arrivata al cervello si trasforma in morfina. E la morfina è la stessa sostanza che viene estratta da questo bellissimo papavero d'oppio, il cui uso è storicamente accertato in epoche e popoli lontanissimi, almeno 5.000 anni e 5.000 chilometri. Come agisce l'eroina? Agisce a livello del sistema nervoso centrale, sì, con effetto euforizzante e narcotico analgesico. Narcotico analgesico. Cioè, in parole povere, produce sensazioni di grande benessere. Benessere. E annulla gli echi emozionali degli stimoli dolorosi. Sarebbe una favola se non ci fosse la contropartita degli effetti indesiderati. E indesiderati parecchio. Infatti l'eroina provoca tolleranza e dipendenza. Che vuol dire? Vuol dire che dopo un periodo più o meno lungo di uso costante a dosi quantitativamente significative, in genere dopo un mese e mezzo di uso ininterrotto, non solo occorre una dose maggiore per produrre gli stessi effetti, ma l'organismo ha bisogno di continuare le assunzioni per non stare male. Come succede? Si è scoperto che l'organismo produce sostanze simili alla morfina che hanno il preciso compito di determinare il benessere fisico e psichico e di rendere sopportabili gli stimoli dolorosi che la vita ci somministra quotidianamente. Queste sostanze sono chiamate endorfine. Ora, se si introduce dall'esterno una sostanza di tipo morfinico, questa si va ad attaccare ai recettori specifici e li blocca. Allora, il sistema nervoso centrale invia segnali alle cellule produttrici di endorfine. Queste sostanze non servono più, sospendete la produzione. Il messaggio arriva e la produzione si blocca. E tutto procede regolarmente, fino a che continua l'assunzione di sostanza. Ma se questa all'improvviso viene sospesa, allora sono problemi seri. L'organismo avverte tutta una serie di disturbi, malesseri, che possono essere molto gravi, in rari casi fino al coma e alla morte. È quella sindrome che si chiama sindrome da astinenza acuta, che dura solitamente in questa fase alcuni giorni, cioè fino a che l'organismo è in grado di nuovo di produrre sostanze simili alla morfina. Ma occorre ripristinare un meccanismo biochimico molto complicato, ed è come se il laboratorio nel disuso si fosse arrugginito. Ci vorrà un tempo che può andare dai 6 mesi ad un anno, il tempo di quella che si chiama sindrome da astinenza secondaria, prima che tutto riprenda il funzionamento normale. Comunque, è solo una questione di tempo,
I laboratori della vita biologica hanno risorse inaspettate e dimenticano difficilmente. Questo vuol dire che la dipendenza è un fenomeno reversibile, cioè è possibile venirne fuori, e che perciò tutta la storia della inguaribilità, della via dell'inferno senza ritorno, è in senso strettamente scientifico una favoletta per spaventare i bambini. Come è falsa la storia dell'escalation, cioè di quel processo fatale di progressione dalle droghe leggere alle droghe pesanti. La cannabis e l'eroina sono due sostanze che non hanno niente in comune, come nulla hanno in comune il latte e il tabacco. Molti fumano, è vero, ma non certamente perché hanno bevuto latte da piccoli. Fin qui abbiamo parlato dell'eroina come di una sostanza precisa che ha la sua composizione chimica, la sua azione farmacologica, i suoi effetti collaterali, la sua pericolosità potenziale. Bene, potete scordarvi tutto. Il fatto è che l'eroina non si trova in farmacia. Per comprarla dovete andare in piazza, appostarvi dietro un muro o un albero e aspettare, aspettare, muniti di tanta voglia, di tanta determinazione, di tanta circospezione e soprattutto di tanti soldi. In genere, dopo un po' arriva una macchina, in genere grossa e ammoccata. In genere frena con gran fischio di gomme. In genere apre lo sportello e quello diventa il banco di vendita. Quando finalmente avrete in mano la busta, 250 milligrammi, di cui forse 20, ma neanche, ecco così, 20 di eroina pura, badate, questa qui è un'altra sostanza e non c'è nessun trattato scientifico, nessun manuale di istruzione, nessuna regola d'uso e manutenzione che vi potrà spiegare le proprietà di questa sostanza, sì, come usarla, gli effetti, i pericoli, i danni. E non solo per la quantità a sorpresa di eroina pura, o per le sostanze da taglio, talco, lattosio, chinino, strichinina, quando addirittura polvere di muro e detersivo, che possono essere molto pericolose. Dentro questa busta, in effetti, c'è una merce, o meglio, c'è la merce per eccellenza, cioè una polverina che ha tutti i colori, i sapori, gli effetti dell'intrigo, dell'imbroglio, dell'affare, nel senso più losco del termine, è l'eroina di mercato nero. Cos'è il mercato nero? Non mi dilungherò a dirlo perché lo sapete tutti. La sua carta d'identità, nomi, cognomi, indirizzi, professioni, è un foglio così grande che potrebbe incartare il mondo. Oggi la grande criminalità organizzata a livello internazionale tiene in pugno i governi e muove le leve dei complicati meccanismi che regolano i delicati equilibri economici e politici mondiali, con un bilancio dichiarato, state bene a sentire, di 300 bilioni, non avete capito male, di 300 bilioni, sì, di dollari annui, 300 bilioni di dollari annui. Come se non bastasse, la grande criminalità organizzata ci fa un altro regalo, la piccola criminalità di quartiere. Una organizzazione molto più modesta, responsabile solo di quel tanto che basta a movimentare la monotonia della giornata. Un furtarello, l'autoradio sfilata, uno scippo, un pizzico di suspense all'angolo della strada. Il modesto lavoro quotidiano del criminale spicciolo, che è ormai in genere un ragazzo come tanti, con l'unica differenza che si fa e che perciò ha bisogno di rimediare quel tanto che basta a comprarsi una busta. E l'eroina costa cara, 200.000 al grammo, 50.000 busta. Ma dico, cosa può rendere alla lunga un furtarello? Una catenina rivenduta al ricettatore esoso, uno stereo che magari si è sfasciato sfilandolo? Il lavoro più redditizio è sempre quello del piccolo spaccio, ammettiamolo. Un giro tranquillo, i soliti clienti fedelissimi disposti ad aspettarti per ore e alla fine una busta rimediata per ogni 6 vendute. È vero, ci sono gli incerti del mestiere, le sole.
quello che non ti paga, il rischio del poliziotto travestito che ti frega col sorriso sulle labbra. Anche se forse la realtà è un po' diversa, è chiaro che il piccolo spaccio è pur sempre promozione al consumo.